Cari colleghi, buongiorno a tutti. Sono Emanuele Cerman e il 25 giugno prossimo saremo impegnati nelle elezioni dell'Assemblea dei Delegati del 9 maggio. Voglio riassumervi in quattro parole quelle che sono le mie proposte per l'articolo 7. Certezza, libertà, proposta e unione. Certezza, perché dopo anni di incertezza vorrei che l'appuntamento con l'articolo 7 fosse un appuntamento sul quale contare ogni anno, per poter lavorare ogni anno. Libertà, perché mi piacerebbe che gli attori potessero proporsi e quindi poter partecipare a più di un progetto. Proposta, perché vorrei che nella fase iniziale, una volta inviati le proposte di articolo 7 a 9 maglie, fossero visibili sul portale per ogni progetto una sinossi, una logline e una cast list, in modo che gli attori possano decidere di presentare la loro domanda di candidatura in quello che ritengono il progetto più affine o nel progetto nel quale vedono per loro la sfida da attore più importante. Quarto e ultimo termine, unione, intesa come unione delle forze. Sappiamo tutti che ci sono dei progetti più difficili di altri da realizzare, come i lungometraggi, e se è vero che oggi la tecnologia ci viene incontro e che ci permette di girare al basso costo, è anche vero che parliamo sempre di costi importanti. E allora perché impedire a più attori di poter sposare il medesimo progetto e quindi di poter aumentare il contributo per poterlo realizzare? Se siete d'accordo con le mie proposte, vi chiedo il 25 giugno di dare la preferenza alla lista numero 5, Artisti si nasce. Grazie per l'attenzione. A presto.